Abusivismo edilizio denunciato, 45enne di Ruffano, l'uomo era il proprietario di un immobile situato in località Spirdo, risultato privo di qualsiasi titolo autorizzativo e realizzato in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico ed all'interno dell'oasi di protezione del piano faunistico venatorio della provincia di Lecce. L'operazione è stata eseguita dagli agenti della stazione forestale di Tricase che, assieme al personale della polizia municipale del comune di Ruffano, hanno provveduto al sequestro e denunciato il 45enne proprietario dell'immobile. Costituzione, legalità, lotta alla mafia, ipotesi di riforma e priorità di attuazione. E questo è il nome del ciclo di incontri che si svolgeranno dal 30 al 9 settembre, nei quali si alterneranno relatori di rilievo nazionale a confronto con i ragazzi. Saranno 1300 gli studenti che dialogheranno direttamente con illustri esponenti del panorama istituzionale e politico nazionale. Lo scopo è quello di sviluppare una coscienza critica che permette ai ragazzi di diventare i veri protagonisti del futuro, spiega Anna Rita Corrado, dirigente scolastico del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Maglie, presente in conferenza stampa insieme al presidente della provincia Antonio Gabellone, che in accordo con Pantaleo Conte, docente dell'Istituto Magliese, e Nicola Grasso, docente dell'Università del Salento, ha espresso parole di orgoglio per l'iniziativa, sottolineandone l'importanza per la crescita sociale ed intellettuale dei ragazzi. Prosegue la preparazione del nuovo Lecce di Franco Lerda in vista della gara contro il Perugia. Nella giornata di ieri i giallorossi sono stati impegnati in una doppia seduta. Hanno svolto differenziato Bencivenga, Bogliasino, Parfè, Rullo. Papini invece ha seguito un programma di ricondizionamento. Buone notizie per Miccoli, intanto l'ecografia a cui l'attaccante di San Donato si è sottoposto ha riscontrato solamente un'infiammazione al tendine del bicipite femorale della coscia sinistra. Quindi il giocatore dovrebbe tornare in campo nella gara del 6 ottobre contro il Barletta. Oggi prevista una sola seduta al mattino. Subito dopo, così come è accaduto in occasione della sconfitta contro il Catanzaro, la squadra partirà alla volta dell'Umbria per un ritiro anticipato.